Ciao, sono Edda, sono dal Tavolo della Salute di Bergamo. Il Tavolo della Salute di Bergamo è un'associazione fatta di cittadini e di cittadine. Oggi siamo in piazza perché siamo a un anno del famoso paziente 1 e fra pochi giorni sarà un anno che avevano chiuso l'ospedale, il pronto soccorso dell'ospedale di Alzano per riaprirlo immediatamente dopo, creando tutta quella morte che noi conosciamo. Siamo qui soprattutto per denunciare che è vero che il Covid è stata una pandemia, ma è vero che una delle pandemie maggiori è stata ed è la sanità lombarda e la sanità nazionale. Noi chiediamo innanzitutto che i vaccini e i farmaci salvavita non siano in mano a Big Pharma, ma che diventino un patrimonio dell'umanità e siano un diritto per tutti. Cos'è una delle cose che è mancata in assoluto? È la medicina territoriale e ci siamo accorti che senza medicina territoriale la gente era chiusa in casa ed era sola. I medici di base si sono prodigati ma erano molto pochi e anche questo sono il frutto della, della medicina che ha voluto privatizzare la regione Lombardia. Noi pensiamo che si debba ritornare a parlare di casa della salute, una cosa di cui si cominciò a parlare nel 1978 e ora si ricomincia a parlare con l'ultima legge del luglio del 2020. Le case della salute devono essere un momento perché la sanità e il benessere ritorni ad essere una cosa pubblica. Può essere anche una risposta per le liste d'attesa infinite che ci sono e ci sono state anche prima della pandemia. Cioè la mancata organizzazione e il voler rendere la sanità ospedalocentrica, cioè centrare tutto sull'ospedale di alta qualità, ha abbandonato praticamente il territorio. Per cui noi come Tavolo della Salute abbiamo inviato 143 lettere ad altrettanti comuni della Bergamasca per chiedere che vengano attivate delle case della salute, tenendo ben presente anche la dislocazione dei territori. Potrebbero essere i presidi, ma teniamo anche presente che noi abbiamo delle valli e abbiamo dei territori montagnosi. Allora è importante che la sanità torni ad essere un collegamento con la gente e con tutte le persone, in modo che i bisogni delle persone trovino delle risposte.